Ci troviamo in compagnia di Loretta Buonamico, archeologa del Centro Educazione Ambientale che si trova qui all'Infernetto, e a lei chiediamo di chiarirci un dubbio circa l'identità di questa nuova statua che ha fatto l'apparizione proprio questa mattina nel canale dei pescatori, dopo la statua della Venere, dopo la statua di Nettuno che non si trova più al suo posto a causa delle fortissime mareggiate di questi giorni. Stamattina appunto si erge nel canale dei pescatori questa statua e tutti abbiamo creduto fosse della Diana cacciatrice, ma in realtà non è così. È vero, anche io devo dire inizialmente guardandola superficialmente l'ho scambiata per Diana, cioè non ci ho fatto caso, poi guardandola ad un esame più attento mi sono resa conto che invece è la copia di una statua molto famosa, l'Amazzone ferita, che è un'opera di Fidia, quindi di uno dei più grandi artisti del mondo greco classico, di cui esiste una copia romana in Musei Capitolini. Penso che chi ha voluto mettere questa statua l'abbia scambiata per Diana, per la gonnellina corta, per la presenza della faretra, dell'arco, e quindi aveva anche un senso perché era nel bosco. Però ha un seno scoperto, Diana è una dea vergine, quindi l'iconografia non corrisponderebbe, ma è appunto, come ripeto, la celebre statua dell'Amazzone ferita di Fidia. E quindi un significato un po' diverso, perché Diana è la dea della caccia, quindi aveva un senso nei pressi del bosco di Castel, della Pineta di Castelfusano, qua, a evidenziare una delle nostre aree pregiate del nostro territorio. Però è un simbolo che forse non volontariamente, forse è ancora più bello, perché la raffigurazione in un periodo così difficile per le donne di una donna guerriera è sicuramente un simbolo ancora più bello, perché vuole sottolineare cosa sono le donne e soprattutto ricordare le vittime di violenza, forse non consapevolmente, ma potrebbe essere un simbolo ancora più importante.